Ciao ragazzi, sto registrando questa clip appena dopo aver registrato la teoria che se Dio vuole esce domenica. Faccio questa piccola introduzione al video perché mi sono dimenticato di spiegare le regole durante la registrazione, quindi lo faccio adesso. Quest'oggi io e Fabio, che alcuni di voi penso ricorderanno da tempi molto antichi, non so quando sia stata l'ultima volta che è stato sul mio canale, ci siamo affrontati su Twitch in una particolare sfida che aveva a che fare con l'avventura Dynamax. Abbiamo affrontato 6 avventure Dynamax e per ogni avventura Dynamax abbiamo scelto un Pokémon da tenere. Per far sì che non fossero tutti leggendari, abbiamo anche settato un massimo di un leggendario. A quel punto, dopo aver ottenuto 6 Pokémon da 6 raid diversi, senza modifiche di alcun tipo, con quei 6 Pokémon ci siamo affrontati in una best of 3 in singolo. Queste sono le regole, tra poco vedrete il video che ha dei punti davvero alti a mio avviso. Vi ricordo solamente di passare dal canale di Fabio, nelle schede e in descrizione trovate un link, non tanto un suo canale quanto un suo video, così vedete subito quello che fa. È un video sul DLC di Spada e Scudo, quindi è attinente alla mia fanbase. Siccome però ho registrato 2 ore e mezza di teoria e voglio morire, io adesso me ne vado. Guardatevi il video. Fabio, vuoi dire qualcosa al nostro popolo? Ok, va bene. Bene, questo sarà il mood della live. Articuno, è proprio lui, incredibile. Ok, d'accordo. Penso sia abbastanza palese che avremmo scelto lo stesso, mi dissocio. No, ma che Azumarill il con mangia erba? Orco Giuda. Vabbè, in realtà lui me lo gestisco. Va bene. Piate questo. No, ancora lui, Persian. Quanto cazzo che prendi dal tipo terra? Mamma mia, ti prendo proprio. Fra, ma fa cagare sto Pokémon. Oh, Bonivac. Oh, Boni, serve un cazzo. Vabbè, ah, oggi la sagra del Gigamax oggi ci sta. Molto bene, grazie Garbodor. Non pesi neanche 300 kg. Gigafettore. Come quelli che vengono alle fiere e non si lavano da 12 anni. Sarebbe figo Reshiram. Reshiram lo vorrei. Faccio la cacca addosso. E niente. Poco blu. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Creepy fa il tifo, cioè la malattia. Vi ho messo lo schermo luce quando sono forte. Ragazzi, grazie. Se vincevo per il mio schermo luce piango. Ragazzi, abbiamo vinto per il mio schermo luce, ma quanto sono forte. Mamma mia, sì, io che incito le persone a superare i propri limiti, cazzo, sì. Questa mossa rappresenta i miei vibes in questo momento. No, zio, ma sto Reshiram ha la natura peggiore di sempre. Peggiori Pokémon della storia dell'uomo e dell'universo. Raccatta questo. Se abbiamo preso 3 Pokémon uguali, impazzisco anch'io, sì. Stessa squadra, sei contro se... No, Lele, porco 2. Ma Dio, buono! Ma avevo fatto calmamente, ma come ha fatto a shottarmi? Schermo luce. Ma perché devi spaccare sempre la casa quando fai ste cose? Oh cazzo, no, ma perché sono così forte? Devo smetterla. Ah, vabbè, aspettate che mi tolgo un po' di polvere da qui. Devo vedere. Ma cos'è stato? Vi fanno cagare. Vabbè, fa sempre il suo, dai. Oh, raga, Politoed 1 prenda Golduck. Io setto la pioggia. Ho più vischio. Golduck, Matulf. Cazzo, prendi Golduck. Sì, bravo, Matulf. Siamo il top 10 Team Rain. Altruismo con Stridio fa sempre lì. Non è già abbastanza difficile il tutto. Mi sembra giusto trollarla così. No, altruismo. Ma pensa a te. Non sto piangendo comunque. Era su sto pazzo. Oh, dottore. Questo è l'ultimo Pokémon che dobbiamo scegliere. Assolutamente sì. Raikou Shiny. Eva. Eva, un salutone a Eva che comunque ci segue sempre. Che culo, non ci posso credere. Fra, posso dirti una mia sensazione? Secondo me almeno 5 Pokémon li abbiamo scelti uguali. Scusate ragazzi, vi posso far vedere sta cosa. Fra, se adesso, zitti, adesso io vedo 6 Pokémon uguali, ti giuro che è pazzesco. Oh, se abbiamo preso 6 Pokémon uguali potrei regalare qualche sub. Non ci credo, porco. Non ci posso credere, ragazzi, non è possibile. Sono tutti uguali. Se la lead è uguale un'altra sub, no. Figurati se azzeccavo la lead per una volta nella mia vita di merda. Yes! Dai! Yes! Beh, vabbè, iniziamo bene. Tentennamento cercato in questi contesti, incredibile. A casa. Sono perplesso. Che vedere, lo sapevo, oddio!
Però dovrei reggere. Dai! Yes! No! Va bene così. È proprio quella Dynamax che si presta a noi in tutta la sua eccellenza. Ho il Pokémon senza difesa. Se la sono dimenticata a casa. Vorrei essere antipatico, ma ti ricordo che abbiamo gli stessi Pokémon. Fabio. Dimmi, stai zitto. E le idee chiare su quello che dobbiamo fare ce le abbiamo. Non era assolutamente chiamata la Dynamax sui due leggendari, eh? Fabio, smettila di cantare la sigla di Yu-Gi-Oh! Per piacere. Dai, facciamo la rivincita. Beh, ho perso troppo al primo turno, zio. Se vuoi te la concedo, dai. Però non la metto nel video, basta. Sì, ragazzi, mi ha demolito male. Volete ancora un po'? Volete rompermi il cazzo? Oppure posso continuare a giocare tranquillo? No, adesso ti rompiamo il cazzo. Ragazzi, ma quanto cazzo ha preso Fabio? Vabbè. Ma è incredibile. Poverino Fabio, ti vogliamo bene. Non ho mai giocato competitivo nella mia vita. Non è vero, non è vero, nel 2015. Su Showdown, certo. 10 partite nel 2015 su Showdown. Di certo riuscirò a fare grandi cose. Vabbè. Oh, io no, non è vero. Oh, dovrò censurare tutte queste, mi divertirò un sacco. Ma dai, ma stai scherzando, zio? Ma mi hai rotto il cazzo, non è possibile, Cioè, sei tossico, fra. Palle, no, dammi la nanna. Ma... Signore, per favore, aiutami. No. No, è più veloce di te. Ma in che mondo? Cazzo, ma com'è possibile? Tentenna. Ma ho attaccato per primo, ma cosa... Siamo punto a capo, vai. Ragazzi, è la partita di prima, ma solo con più bestemmie. Tenta la svolta. Sclera completamente. Manda la Dynamax. Ok, in realtà potrebbe essere un problema. Mi faccio la cacca addosso, ecco. Mi faccio la cacca addosso. Resisti? Dai, ma che scherziamo. Fra, ma è una pippa Salazzolo in difesa. Io sono a più uno. Ho capito, vabbè. Pregare che non prenda crit simili. Uff. Vabbè, un classicone, eh. Non lo so, raga. Facciamo un 1v1 Pinnacoli. Vediamo che cazzo succede. Yes. Fra, è una roba malatissima questa qua, eh. Te lo giuro che è malatissima. Orco Giuda. Orco Giuda. Ah, mi tiene sotto scacco sto gastrodon di merda. Non trollare. Bravo. Per una volta nella vita. Bella. Hai vinto. Ragazzi, chi credeva in me? Ce l'ho fatta. Fuori è magnifico. Allora, io ho in mente una mezza strategia adesso. Ha tipo buttato un turno di Dynamax. Vero, perché non sto puntando sulla Dynamax. Pensate alla pioggia, sono un nabbo! Quale tecnica incredibile userò per vincere adesso? Direi che con questo braccio teso per porgere la mano all'avversario, che è stato chiaramente sconfitto, ma che comunque ha sicuramente dimostrato della dignità, possiamo concludere questa fantastica live e questo fantastico video. Pazzesco. Tanto io ho trovato Raikou Shiny, ho vinto in tutti i modi. Navi. E queste lacrime è perché mi piove in casa.